Progetto che secondo me, secondo noi, è anacronistico almeno per tre motivi. Il primo motivo è che, come abbiamo detto spesso anche negli incontri che abbiamo tenuto qui nell'ambito del nostro cantiere delle idee, noi ci troviamo in un momento in cui, dopo una pandemia, con la guerra e la crisi energetica, i divari sono certamente aumentati. Abbiamo 5 milioni e mezzo di persone che vivono in povertà assoluta. L'Istat ci dice che quest'anno si prevede che ci sia 1 milione di persone in più in povertà assoluta. Abbiamo persone che lavorano e, nonostante lavorino, non riescono ad uscire dalla povertà. Infatti abbiamo 4 milioni e mezzo di persone che lavorano ma sono povere, di lavoratori poveri. Abbiamo 120.000 giovani che ogni anno lasciano il nostro paese, spesso proprio perché non trovano lavoro o perché dovrebbero in alternativa accettare dei contratti di lavoro sottopagati o dei contratti di lavoro precari. Secondo motivo per cui questo progetto di autonomia in questo momento è anacronistico è perché in realtà noi abbiamo già una prova di come può funzionare l'autonomia differenziata, in particolare per la sanità, perché, come sapete, nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, la gestione della sanità è passata in capo alle regioni e in questi anni, e qui abbiamo il dottor Cartabellotta che ci parlerà in maniera più dettagliata di questo, certamente i divari nell'accesso alla sanità pubblica e al Servizio Sanitario Nazionale sono aumentati.